Ciao ragazzi, allora adesso vi faccio vedere una cosa. Siccome io avevo il problema di montare sull'iRod la luce e il Garmin normalmente viene messo sull'iRod in questo modo qua. Ok, e rimane veramente molto aerodinamico, rimane bene e via dicendo. Io ho il problema di montare questa luce qui che ha un attacco appunto Garmin sull'iRod. Andando a vedere sotto, qua sotto questo è completamente liscio e non ha la possibilità di avere altro che dei fori dove si possono mettere gli occhielli. Cosa sono gli occhielli? Faccio vedere. Gli occhielli sono questi affari qui che vengono utilizzati anche per dire dalla luce del Garmin. In pratica, qua sotto ti vendono una staffa per GoPro, quindi qui sotto viene un anello dove viene ancorata così la luce e quindi è montata così e viene messa qua. A me questo spazio qui non piace per niente, è una cosa che mi fa schifo. Allora io ho detto facciamo in modo di fare un'altra staffa o trovarla e appiccicarla proprio qui sotto. Allora la vendono questa staffa volendo, la vendono su Amazon. 8 euro mi pare che costi, ma siccome io di queste staffe qua ne ho in abbondanza, che cosa ho fatto? Ne ho preso una, ho tagliato via questo pirullino qui, tagliato via, poi l'ho messo su un piano di riscontro con la carta vetro, l'ho carteggiata, ho preso il calibro e ho forato esattamente nella stessa dimensione dell'attacco ed è uscito così. Questo sbattimento qui voi ve lo potete evitare acquistando su Amazon 8 euro, se volete vi lascio un link in descrizione di questa già fatta. Io in più per stabilizzare il tutto ho messo un pezzettino di nastro biadesivo perché andrà ad attaccarsi sotto. La cosa che ho dovuto trovare sono delle viti allungate perché le sue viti ovviamente sono fatte per rimanere con uno spessore minimo, invece qui abbiamo lo spessore di questa piastrina in più, quindi bisogna che vi recuperate da qualche parte, qualche amico che ha un po' di viteria, delle viti un po' più lunghe che poi andremo a tagliare e quindi qui ho fatto il suo svaso, lo mettete qui dentro e avete la possibilità di metterla sotto. Perché tutto questo sbattimento? Adesso vi faccio vedere. In questo momento io ho fatto questa operazione qui, ho messo l'attacco del Garmin sopra la lampada. Esteticamente non è bruttissimo, però è proprio un pessimo adattamento. In pratica, io cosa facevo? Ci sono uscito 3 volte così, in pratica. Facevo questa operazione qui e poi questa la andavo a mettere sulla bici. Allora, diciamo che esteticamente non è malissimo, ok? L'impatto così non è malissimo, eh? Però si vede che non è proprio il massimo. Adesso invece vi faccio vedere come rimane. Come dico io, perché appunto ho voluto togliere il discorso per avere la luce proprio attaccata, attaccata qua, che rimanga qui. In più mi sono già ordinato la RN400 perché è quella un po' più compatta, quindi sarà lunga così e rimarrà esattamente qua sotto, una bomba. Mi deve ancora arrivare, ma adesso intanto monto il tutto e vi faccio vedere come rimane con questa qua. Andiamo? Ok, questo adesso ovviamente devo segnarle e togliere le viti, tagliarle di misura, poi reinserirle. Però guardate un po', altro che quello spessore assurdo che rimane con la staffa GoPro. Così rimane una bomba. Adesso, poi immaginate una bici che non ha sti fili maledetti a vista, che bomba che rimane. Ok, questa è la luce, che purtroppo è un po' grossa, però tacchete. Questa rimane così e il Garmin sopra. Adesso poi ve lo faccio vedere montato, rimarrà così, quindi direi perfetto, però montiamola un attimo, che voglio vedere proprio come rimane finita. Sopra tagliati a filo, sotto praticamente non si vede il lavoro, quindi andiamo a montare la torcia sotto, uno, eccola qua. Adesso non vedo l'ora che mi arrivi quella più piccolina, appunto, che sarà più o meno così, quindi non andrà a intralciare i cavi. Eccolo, andata. Questo è quanto. Allora, una cosa importante, Olight ha questa luce qui che è anti abbagliamento, quindi teoricamente va sempre montata al contrario, ma io
montata sotto la userò assolutamente ed esclusivamente con il lampeggio e di giorno, ovviamente. Se dovrò fare un'uscita in notturna, la monterò sopra come faccio quando faccio le notturne. Allora a quel punto diventa interessante. Ma di giorno, questa mi serve solo per farmi vedere. Di giorno non dà nessun fastidio a chi viene dall'altra parte. Oltretutto, questa è la 800 e userò la 400 che è ancora meno potente. Quindi servirà solo ed esclusivamente per farmi vedere di giorno. Non è una luce per andarci di notte. Okay? Non abbaglio nessuno. Non è necessario che sia posizionata in modo perfetto. Serve solo che sia esteticamente decente e mi sembra di aver fatto un buon lavoro. Comunque ve la faccio vedere con la 400, cioè 3, 2, 1. Ed ecco la 400, come vedete sta davvero, davvero benissimo qua sotto, bella compatta. Questa fa fino a 10 ore in lampeggio, quindi diciamo che ce n'è d'avanzo. Come vedete, questa era la 800 dell'inizio video, molto, molto più grossa, questa più piccolina, meno invasiva. Sono contento, davvero. Questo è il lavoro che ho fatto sulla bici da strada. Come vi dico oramai da tempo, la luce dietro è assolutamente fondamentale, un must, la uso da anni. La luce dietro in mountain bike la uso, cerco di usarla sempre, sempre, sempre. E la luce davanti, davvero, è importantissima, ragazzi. È davvero importantissima e alla fine non è nemmeno così male. Spero che questo video vi sia di ispirazione. Ciao, alla prossima.